Welcome back, ladies and gentlemen, in questo nuovo episodio del Pro Wrestling Culture, direttamente dalla dimora San Salvese, direttamente dal mare. Ma, signore e signori, il vostro first ever King of Culture Champion non è solo perché quest'oggi, per questa first reaction del draft, ho qui con me il professore Matteo Pagliarella. Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta una live insieme qui, eccoci meravigliosamente qui, prof. Siamo passati dalle live di Instagram. Dalle live Instagram, dalle prime puntate del PWC dopo questi primi 4 anni, finalmente eccoci a fare questa live tutti assieme per commentare, per dire la nostra in merito. Eccolo qua. Intanto abbiamo Bad Bunny direttamente da Puerto Rico che ci dà il buongiorno. Annunciato per Abbiamo SmackDown, Yuki ricordiamo, annunciato per SmackDown, settimana sì. prossima. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Quindi sì, saremo qui a divertirci per ecco anche di chi, ciao carissimo. C'è anche il Garza, C'è anche Angel Garza, mo, gli giriamo il link se ce la la versione di facciamo. Puerto Rico in La versione di Puerto Calabria. Rico in Calabria, ci piace questo. Con o senza Anduja? La domanda è lecito, perché a noi l'Anduja piace anche che se per il bruciore degli ultimi giorni C'è buon Dario converrebbe. Giacalone, Che, dov'è, che dov'è? fan Buon Dario storico Giaga! Buon del Dario Pro Giaga, del Wrestling Calcio, PWC, il mamma grande mia. Dario, meraviglioso, meraviglioso. Allora, innanzitutto giro un link di accesso ad un caro amico mentre intanto carica. Allora, prof, draft WWE dopo 4 anni, quindi diciamo che è datato un po' PWC questa mancanza. Siamo tornati con questo draft. Cosa è successo? Raccontaci un po' quello che è Intanto successo. siamo tornati alla divisione dei roster, a quanto pare. Cosa che diciamo era ancora presente, seppur nell'ultimo anno è andata un po' scemando. Sì, continuavano a mischiare le carte, quindi ci siamo ritrovati spesso, più volte, ad avere questi incastri più o meno strani all'interno dei due roster. Però è stata una bella nottata, incentrata su un 16 scelte, 16 pick tra 8 a Raw, 8 SmackDown, e c'erano dei personaggi importanti che andavano a leggere le pick un po' stile NBA draft, Sì. e è stato molto, molto, molto interessante. Certo, io sono fan ancora del vecchio draft, sia di quello che si faceva ancora con i foglietti che si estraevano, ma soprattutto ero molto fan del draft che si faceva quando puntualmente di settimana in settimana tu sapevi la pick più importante perché ti appariva. Non so se ti ricordi il periodo in cui John Cena viene draftato a Raw con Sì. Batista che Sì, viene trasferito che poi là l'ultima era settimana. sì, era tutto È un 3-4 mese. settimane. Era Sì, un sì, sì. mese così, e quello era veramente, secondo me, il draft più bello perché tu Quello sì. realmente non sapevi che cosa poteva Anche perché poi accadere. c'è da dire che era tutto un fattore di anche senza internet, no? Certo, Se perché tu. non sapevi niente. Io mi ricordo sempre della prima pick, quella famosa di John Cena, quando lo introdusse Jericho. Te lo Sì, ricordi? nell'Highlight Nell'highlight Reel. reel, che gli disse: Sì, vediamo chi sarà la prima pick di Raw. Entrò John Cena, entra che John poi Cena. iniziarono Oppure la cosa. SmackDown quando prese Batista con Theodore Long che annunciò all'ultimo JBL di aver vinto una Number One Contendership e non Perché il c'era già il titolo. campione. Esatto. Bello, bello. Quello era il Sì, periodo bello, secondo me. sì, 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 sì. Però Ma intanto, prof, qua abbiamo un'altra persona che ci sta per far visita, seppur a distanza. Però uno di quelli che insieme a noi due ha contribuito a far nascere sì. effettivamente questo progetto. Signore e signori, seppur la maglia non sia tutto questo, È un insomma, chiaro segno. è un chiaro segno del ritorno, Flavio Del Duca! Ciao, Copertina. ragazzi. Che meraviglia d'uomo! Mi dispiace che sto a letto, ma guardate che combinato, fatto Che male, meraviglia diciamo. d'uomo. Questo è il padel. Colpa del padel. Esatto. Esatto. Colpa del padel. Come stai, Flavio?
Tutto bene, a parte una microfrattura al pollice, tutto bene, abbastanza. Ho visto la puntata in diretta questa notte tra un playoff e l'altro, un televisore col playoff e un televisore Dato che sei in vesti Daniele Adani, mi verrebbe da dire che stanotte hai guardato il wrestling con la V. Esatto. No, comunque è stata una bellissima puntata, soprattutto piena di spunti interessanti che di cui ne parleremo. Ecco. Intanto abbiamo Questo. Eddie che promuove la tua maglia e il buon Dario che ci dice: una scusa per usare le fasce di punk alle mani. Beh, Esatto. non è sbagliato, non è sbagliato. Non è sbagliato. Fabio, i tuoi primi commenti su queste selezioni, dato che ci sono stati questi 4 round, dove ogni round ha portato due blocchi a una via e due blocchi a un'altra. Noi ci siamo appuntati tutto, anzi il prof ha appuntato tutto. Sì, io a memoria vado un po' a memoria, ma ci Ora te li sono. leggiamo, te li Ora leggiamo. Allora ci abbiamo, sono. io dico SmackDown e tu Raw. Vai. Allora, SmackDown che ha selezionato la Bloodline, però attenzione, Bloodline composta da Roman Reigns, Paul Heyman e Solo Sikoa. Esatto, Poi Bianca esatto, Belair, Street Profits, Edge, Bobby Lashley, L'OC al completo, Damage Control e Isla Dawn e Alba Fire, ovvero le attuali campionesse di coppia femminili di NXT. mentre Raw ha selezionato Cody Rhodes, Becky, tutto l'Imperium, Matt Riddle, Drew McIntyre, The Miz, Shinsuke Nakamura e la campionessa di NXT attuale, Indy Hartwell. tra l'altro un The Miz nel silenzio Sì, un The generale, Miz, un mamma mia, mamma mia, disagio. l'arena veramente Non so. proprio muta, non c'è stato proprio selezionato come se fosse un top della federazione, che effettivamente era, ma ormai diciamo è passato veramente in sordina rispetto agli altri. Comunque ci sono tantissimi spunti interessanti, possiamo La dirlo. tua migliore pick, secondo te, che c'è stata? Migliore in che senso? La migliore proprio in Qualitativo? potenziale, potenzialmente la Vabbè, migliore. Gunther a Raw, l'Imperium a Raw, secondo me è un colpaccio per Raw. Questo è. Secondo me è un personaggio che può veramente tirare la carretta in questo momento da solo. Noi ne stavamo parlando, secondo noi, almeno secondo me, la migliore pick di tutto quanto la cosa. Oltre ad esserci stato il ritorno di Styles, che era Sì. sparito Vabbè, dai AJ Styles, sì, Rumble, sì. sicuramente. Sì, Però sì, secondo sì, sì, sì. me la miglior pick è Nakamura Raw. Nakamura Raw, allora diciamo che peccato per quello che abbiamo visto poi, ovvero che è stato attaccato da Killer È Cross e per forza di quant'altro. Irma, non male. Però Nakamura a Raw, una delle prime cose che ci ha fatto pensare è stato: ok, adesso Raw ha i nomi validi per fare questo torneo valido per il World Heavyweight Championship. Sì, sicuramente, però allora in questo caso si sono messi nella situazione in cui possono fare differenti cose. Sì. Nel senso, Cody Rhodes, campione del titolo, diciamo, secondario in questo caso, perché come parlavo con Eddie nella chat di Twitch, scusa, di Telegram, è comunque stato annunciato come un titolo secondario, possiamo dirlo, nel senso, sì, World Heavyweight Champion, ma Triple H l'ha detto, Triple H l'ha detto. L'ha detto chiaramente, è un titolo perché nessuno è riuscito a battere Roman Reigns alla fine, quindi e Attenzione, quindi però ti interrompo perché ci ha raggiunti anche un altro uomo meraviglioso, altro membro dello staff del PWC, signore e signori, colui che ha reso possibile far divenire, anzi, sottolineare il fattore cultura del pro wrestling culture. Ladies and gentlemen, the wild card, Marco allora Testa. avete sbagliato persona, non sono io tutto E invece sei tu, e questo. invece sei tu, e Buongiorno, invece sei buongiorno a tu. tutti. Buongiorno a lei, Grazie. bell'uomo. Buongiorno a lei. Sentivo i commenti in merito al nuovo titolo introdotto da Triple H. Sì, no, Quindi, parlavo nel senso che comunque è stato sì. annunciato come un titolo messo perché nessuno è riuscito a battere Roman Reigns in Che questi vincerà nove. Roman Reigns a WrestleMania 40, anche questo titolo. Esatto, nei 937 giorni. Quindi o va Cody Rhodes diretto, nel senso che sappiamo che lui spostato a Raw vince sicuro questo titolo, o altrimenti vincerà il Money in the Bank e poi sfiderà Roman Reigns, non so quando, dove e perché. E Però ci sarà, come posso. dicevi tu, questo super torneo tra Big
tra big name della federazione, però Posso dire comunque. che se Cody vince questo titolo, rido da qui fino al 3100. Ma sì, Riddle da qui fino a... Riddle Bella. che è passato a SmackDown, no, Raw, SmackDown. Allora, noi stavamo anche ragionando un pochino riguardante i ipotetici membri del torneo per il titolo, Però, cioè Matteo, appunto... posso farti una domanda? Mo, adesso tu che sei un uomo veramente esperto, no? Cioè, Nakamura, dopo 3 anni di nulla, dopo 3 anni di nulla, può partecipare a questo torneo, secondo te? Sì, te lo puoi giocare come ex campione di Ma NXT. ex campione, allora ci puoi mettere pure Big E, non lo so. Ma infatti è il motivo per cui, per esempio, ci piazzeranno Riddle, ex campioni importanti che ci sono stati, che possono essere sia di titoli minori che di titoli. Ah, ma poi un torneo, che torneo questo, io capisco, boh, vabbè, Secondo comunque. me, gli ipotetici che potrebbero starci sono Cody, Gunther, Riddle, Drew McIntyre, The Miz, Nakamura, immagino Rollins, e ne manca uno. È da vedere l'altro chi può Forse essere. qualcuno da Però NXT probabilmente. a... Allora, il problema principale sai qual è? Ne stavamo parlando prima. Allora, con la situazione Bloodline a SmackDown, perché allora, il mio primo pensiero è stato cerchiamo di spingere sulla Judgment Day. Intanto Sting che abbaia, cerchiamo di spingere sulla Judgment Day in modo tale che così si dà anche un po' di risalto, Certo. no? Alla situazione. Vieni più in qua, prof, così ti vedi No, meglio. Così si dà anche un po' di risalto a Balor e compagnia vai. Il problema è che adesso, avendo la Bloodline a SmackDown, avendo anche Lashley, che comunque sappiamo che ha un'alta considerazione nel backstage, avendo anche l'OC, cioè a questo punto viene da pensare che la Judgment Day vada a Raw. Però, da come si vociferava, la Judgment Day troverà Rhea Ripley separata separata. da esse, e quindi mi viene da pensare Rhea Ripley a SmackDown, hai entrambe le campionesse lì, una delle due perderà il titolo e poi faranno, cioè si arriverà a fare Rhea Ripley contro Bianca Belair. Però il fattore titolo dei pesi massimi a Raw, io personalmente punterei tanto su Balor e appunto la Judgment Day, cioè Assolutamente, assolutamente, sono dare il d'accordo. titolo a Cody Rhodes, a parte che, come ha detto il buon Wildcard, si riderebbe da qui Vabbè. al nuovo millennio Da qui con fino a molti WrestleMania 40. minimo da qui fino a WrestleMania, perché logicamente ok, lui ha perso a WrestleMania, voleva il rematch, lo ha attaccato Brock Lesnar, tutto quello che vuoi tu, però comunque tu adesso devi continuare con questo processo di redenzione, e per fare un bel processo di redenzione Cody Rhodes se lo deve prendere in quel posto un'altra Ah sì, volta, cioè c'è poco da fare. assolutamente, Quindi Cody Rhodes assolutamente, deve arrivare sono alla finale di questo torneo e perdere la finale, fin quando poi arriverà, non so, a SummerSlam, per fare un esempio, dove vincerà il titolo, oppure addirittura la prossima WrestleMania, dove andrà a vincere il titolo dei pesi massimi appartenente al roster di Raw. Però... Io penso che se fanno come dicono tu, nel senso che secondo me è giusto, è giustissimo, secondo me vince il Money in the Bank, Cody. Sono proprio sicuro di questa cosa io. Però lì, allora, sai qual è il fatto? Lì, se gli dai la briefcase... E hai due strade, una in cui tu dici ok, fa come Rob Van Dam a Sì, One Night Stand 2006, che tu prendi e dici vai dal campione, io ti sfido per tot data, tot evento, eccetera, eccetera, e vale ancora il concetto di redenzione. Però se tu lo fai incassare come fece Edge a New Year's Revolution, e non c'ha là senso, perdi tutto, certo. anzi ti ritrovi a fare il giochetto che usa a fare l'Aure Elite, quando non sa cosa fare con, attenzione, non sa cosa fare con certe persone e poi le turna heel. Intanto, prima di leggere un attimo alcuni commenti, c'è ancora un'altra persona che si aggrega a noi. Signore e signori, Eddie Key! Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per Buongiorno l'invito. all'uomo, buongiorno a lei, buongiorno a lei. Come va? Come la va? Bene, bene, dai, fresco di questo draft, infatti ancora ci stavo pensando, mi stavo ascoltando, ecco, quindi. È una situazione particolare, Ho in una senso particolare. lezione, Messiah, sulla questione Cody vince questo nuovo titolo. Quando io ho detto che rido da qui al 3100 se Cody vince questo nuovo titolo, è perché
Cody, se deve vincere il titolo, non deve vincere questo titolo, perché sennò finisci your story, non ho mai vinto il titolo WWE, devo fare... e vinci un titolo, allora sembra che hanno creato il titolo per farlo vincere a Cody. No, lui deve vincere il titolo WWE, non quello creato apposta per, sennò sembra veramente che lo crea apposta per lui. Sì, anch'io Anche se, sono d'accordo. Marco, io ti aggiungo una cosa, perché noi appena abbiamo visto le scelte, subito la prima scelta, la domanda che ho fatto subito ad Aldo è stata: ok, Cody l'hai messo a Raw, come lo costruiscono il main event di WrestleMania 40? Gli fanno vincere un'altra Royal Rumble? Partendo dall'uno però stavolta se la deve sudare. Cioè, Però, potrebbe essere un po' ridondante, però insomma. subentra quel discorso che facemmo settimane addietro, se non mi sbaglio, lo sottolineasti tu in primis, Marco, il fatto che il percorso di Cody Rhodes, qualora tu dicessi qualora dovesse perdere a WrestleMania, mi aspetto una situazione come Rock Cena di WrestleMania 29. E credo che la strada sia quella, Però il problema, cioè, il discorso è sempre lo stesso. Allora, Cody ha fallito con Roman per colpa di Solo Sikoa, ora è della favola, quindi ha fallito in modo sporco. Ne esce, diciamo, a testa alta, ma fino a una certa, perché comunque è stato sconfitto. E ok, adesso c'è Lesnar in mezzo alle scatole, e quindi devi togliere Lesnar dalla situazione. Però, una volta che tu hai superato Lesnar, che fai? Vai a conquistare, cioè, come dici tu, quella cintura sembra fatta apposta per te. Quindi, se tu conquisti quella, tu dovresti sentirti prof. Cioè, dici, vabbè, ma questa non è roba mia. Certo. Quindi, È contentino. sì, poi anche questo fattore, come dice Yuki in chat, la Bloodline divisa in due roster non mi pare che abbia tanto senso. Poi, dopo la temporanea unione con TJD, cioè, non anche Vabbè, qui, però non è ufficiale comunque. no, no, non è ancora ufficiale. Però anche lì, cioè, perché tu mi devi dividere Bloodline e Usos? È vero che tu Roman Reigns, sei deluso da Jimmy NJ per la sconfitta di WrestleMania e quindi E magari anche li quella di vuoi, e stanotte. anche dopo quella di stanotte in particolare, e li vuoi tagliare fuori. Però deve essere un processo che arriva pian piano, non dovuto da fonti esterne come un draft. Non, Eddie, tu che ne pensi al riguardo? Sì, allora potrebbe avere senso perché comunque ci stanno facendo vedere, no, già da un po' che ci sono comunque gli attriti all'interno della Bloodline, soprattutto schieramento Uso contro Roman, Solo Sikoa e Paul Heyman che ci sta un po', no? Insomma, ciurlando nel manico perché si vede che qualcosina lui ha in mente, secondo me. E potrebbe appunto, dopo quella sconfitta di ieri notte, potrebbe esserci appunto questa divisione. Per aumentare appunto ulteriormente gli attriti tra Uso e Roman e appunto giustificarlo con il fatto voi avete perso i titoli, io non vi voglio più e quindi magari Roman può dire ho fatto pressione perché vi mandassero a Raw, no? Per aumentare ecco appunto ormai il divario, no? Che c'è tra gli Sì. Usos e gli altri. Però appunto non è ufficiale, magari poi lunedì vengono draftati, cioè vengono mantenuti gli Usos a SmackDown e quindi abbiamo di nuovo la Bloodline completo, però a questo punto penso che potrebbe esserci lo split perché mi pare, ecco, dopo la sconfitta degli Usos mi pare che vadano secondo me in quella direzione. Allora, scusatemi, ma il discorso che ti facevo prima. Quindi non punterai più su Jey Uso. No, non ci punti più. A questo punto non ci punti più. Cioè, nel senso, tu da un lato non hai ne tu WWE non hai neanche mostrato la possibilità di puntare effettivamente su un Jey Uso main event. Però a questo punto mi viene da pensare che non ci cioè non è quella la strada futura. Non so Secondo come. me era un'ipotesi campata in aria. Cioè, nel senso, non ho mai visto la possibilità di Jey Uso, o l'ho sempre esclusa, almeno parlo per me personalmente, l'ho sempre Sì. esclusa. Cioè, nel senso, sì, ok, va bene la storia con Semi e tutto, però cioè, vedevo più più magari un triplo tag con Semi che, per esempio, che ecco lui un singolo a vincere qualcosa, sinceramente. Non lo so, sinceramente, sì, come diceva Eddie. Solo così possono gestirla, nel senso che per dare un senso allo split, quello è.
Certo, Roman si diciamo. mette in mezzo e dica: ecco, sono stato io a volerlo. Questo è. Poi potrebbe anche succedere un'altra cosa. Potrebbe succedere che vengono rappresentati come Usos, ma nulla toglie che possa essere scelto solo uno dal tag. Però da come dicono, Un cioè, soggetto. le coppie e le stable annunciate non le divi, cioè nel senso, sono in blocco, da Sì, come dicono. però c'è anche il discorso Judgment Day che hai fatto. Cioè, il discorso Judgment Day, in teoria, come hai fatto per l'OC, Sì, dove Micin stava, Mia Yim stava con tutto quanto sì. l'OC, il Sì. discorso lo fai anche con Rhea Ripley. Potrebbero fare un'altra cosa diversa, come fecero tempi addietro, ti ricordi quando separarono Divonne e Babba? Cioè, Beh, com'era il parroco di Von? Ne fecero tante di queste situazioni che poi sono andate a splittare quando splittarono Charlie Haas, che lo misero poi in coppia con Sì, Rico, invece Shelton Benjamin rimase a Raw. Cioè, Arro, titolo intercontinentale, queste cose le eccetera, hanno eccetera. fatte tante volte. Potrebbero anche giocarsi che Jay viene draftato a Raw, solo Jay, e E Jimmy invece è in quel stato caso due farebbe il torneo, in quel volte. caso farebbe il torneo, Ed è in quel stato caso lui farebbe il torneo. sempre. Dice no, è stata sempre tutta colpa di Jay. Io sono sempre stato fedele a te. E in quel caso tu fai rientrare il discorso di Jimmy all'interno della Bloodline e ti permette anche di andare a ricreare una situazione futuribile. Perché? Perché tu hai tanti gruppi da tre persone, da tre Sì. maschi. Quindi tu ti Non capisci è magari quello sbagliato, sì, non è sbagliato, sai magari effettivamente. creare la coppia Jimmy è solo che l'hai già creata, l'hai già fatta quando Jay si era allontanato, ti ricordi? E poi cioè, Randy Orton, per Randy esempio. Orton, per esempio, potrebbe essere una picca sorpresa dell'episodio di Raw. Perché? Perché non si sa più niente di Orton. Poi situazione pure i titoli di coppia, come dicevamo prima. Come li splitti? Come li Perché vai a comunque tu hai splittare? sì titolo indiscusso, però quello è titolo di Raw e titolo di SmackDown. Quindi, cioè, ti è, tra virgolette, anche più semplice direzionarli. Cioè, o tu prendi che nel momento in cui, esempio, Sami Zayn e Kevin Owens vengono draftati a Raw, allora tu, Triple H, vai da loro e dici: guardate, siete stati draftati a Raw, appartenete a Raw, dovete lasciare i titoli di SmackDown. E quindi mandi quelli di SmackDown. Cioè, da un lato è anche più semplice. Però poi, cioè, sottolineando la questione dei titoli, c'hai Bianca Belair campionessa di Raw, Ria che Rhea andrà. campionessa di SmackDown, che secondo me va a SmackDown perché loro punteranno su Bianca contro Rhea, e il faccia a faccia del Raw post WrestleMania, ti sottolineo questa cosa, anche perché loro un anno fa di questi tempi si sarebbero dovute scontrare. A questo punto una delle due subisce l'incasso del Money in the Bank, e sarà Bianca. Perché dato che tu c'hai Io Sky, quindi tutta la damage control pure a SmackDown, Io Sky non vincerà mai il titolo femminile di Raw. No. Quindi significa che a questo punto tu farai incassare la Money in the Bank su Bianca, e lì poi rischi di avviare nuovamente un processo, tutta una Però, storia. la mia domanda è, cioè, Money in the Bank sappiamo, no, che è a fine giugno, inizio luglio, Sì. quindi tu hai praticamente quasi 2 mesi che a Raw non avrai la campionessa se tutte e No, due ma infatti sono... non possono farlo, Aldo, dai. No, Allora, non credo. nel 2008, che fecero il draft che era tra maggio e giugno, non ricordo, draftarono Triple H a SmackDown, Edge rimase a SmackDown, quindi tu avevi contemporaneamente il World Heavyweight Champion Edge a SmackDown, il WWE Champion Triple H a SmackDown e l'ECW Champion Kane a Raw. E tu per un mesetto abbondante sei andato avanti dove a Raw non avevi un campione, a SmackDown ne avevi due, cioè a Raw c'avevi Kane che era campione ECW, ma giustamente, quindi nel roster ECW non avevi un campione perché Kane giustamente, a parte qualche comparsia, non faceva un cazzo lì. A Raw non avevi un campione tuo del tuo roster, quindi c'era la questione, mi sa, Batista, venne spinto Batista poi verso il titolo, e avevi a SmackDown due campioni. E tu per un mese hai avuto a SmackDown continui faccia a faccia tra Edge e Triple H che non portarono a Chi nulla, era morale il della campione favola, reale? perché era un peso secondo me hanno grossissimo. sbagliato dal principio, nel senso che secondo me non dovevano fare sto faccia a faccia Rhea contro Bianca subito, cioè nel senso Rhea doveva fare un percorso di no, come diceva Matteo, chi ce mandi? Savia Dino, No, credo ma questo posso Savia dire la Dino. cosa più stupida del mondo?
più banale veramente. Ma perché non tolgono i nomi dei titoli esclusivi? Cioè, prima andava tanto bene quando c'era il campione World Heavyweight e il campione WWE, c'erano i titoli, come si chiamavano prima, quelli di coppia? Era World tag Tag Team. WWE, no, bravo, World Tag Team e WWE. Cioè, così che non c'avevi bisogno di cambiare nome, di fare queste cavolate, le donne le Allora, trovi secondo in me altri nomi. deve Poi essere una posso dire situazione. che Vai, vai, disminuisce chiamarli col nome del brand anziché World. Cioè, World Tag Team e SmackDown Tag Team suona anche che con meno valore. Cioè, il titolo del Marco. mondo è Sì, il titolo di SmackDown, sembra che sei campione solo lì. So che ha valore mondiale, chiaramente, perché lo difendi tutto il mondo, però il nome fa tanto, il prestigio lo fa anche il nome, non solo il lottato. però a questo punto, scusami, cioè, questo fattore dei campioni roba varia, tu lo puoi risolvere alla radice dicendo, ok, la persona che detiene quel determinato titolo e sta in quel roster non è switchabile, non può andare da nessuna parte. Il titolo, allora, o rimane il detentore con il titolo, Glielo oppure togli, o rimane solo il titolo. glielo togli. Secondo me è come nel 2005, che è ancora peggio del 2008, che non so se vi ricordate quando Cena andò a Raw, ci fu un Sinando a mese e Roma, mezzo Batista Smackdown. abbondante con Cena e Batista, entrambi a Raw, e l'ultima pick di SmackDown fu a sorpresa Batista che andò Ne parlavamo a... prima, all'inizio. Ma è lo stesso discorso, Marco, che noi abbiamo fatto subito quando è stato scelto Lashley. Perché? Perché nel caso in cui a Raw ci fosse la pick di Theory per Raw e la pick di Bronson Reed per Raw, tu sai già automatico che il titolo lo vincerà Lashley e Backlash. Cioè, Eh sì. sono situazioni che purtroppo ti Il vanno a fatto, vedi, che creare. allora Lashley adesso è face, giusto? Sì. Sì. Lashley è face e considerando la stima che ha nel dietro le quinte, due titoli WWE se li è fatti, non se ne farà un altro adesso, ok? Però Lashley almeno un giro contro Reigns è capace che se lo fa. Potrebbe farselo, un Perché altro giro potrebbe teoricamente farselo. Reigns da quando è campione non ha mai affrontato Lashley. Ci sarà, cioè, allora, attenzione, abbiamo un po' di commenti. Allora, Chris Cyan ci dice: allora, quello che dico anch'io, a segnare d'ufficio il roster dei campioni di coppia e le due donne con la Sì, cintura. Sì, c'è Mike che ci chiede se ci sarà un terzo draft dopo Backlash. non Non credo, credo, non anzi, è credo. stato annunciato che ipotetici eleggibili che c'erano questa notte, in teoria appena che ci sarà la mattina lì negli Stati Uniti, quindi immagino intorno alle 2 o alle 3 di oggi pomeriggio, Pure più tardi, probabilmente. cominceranno le pick sui social della WWE. Sì, le picche aggiuntive. Le pick No, forse trade. lui Mike intende perché Triple H ha detto che questi cambi di draft, cioè di Saranno roster, saranno effettivi effettivi dopo il Backlash, giorno quindi da dopo Backlash. lunedì dopo Backlash. Sì. Poi Chris Cyan ci dice: potevano fare Lashley contro Gunther, invece hai draftato entrambi. Allora, meglio così, sinceramente, perché Gunther io lo sfrutterei per fargli fare la cavalcata Gunther, verso il devo main andare con il event. titolo. Devo andare con Assolutamente il sì. titolo. E Sì, poi c'è però dico Dio. io. Però aspetta, ma per il titolo Gunther è ancora con il No, 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 titolo. no, no. Nel senso che hai quel bel finale della Royal Rumble, e quindi nel momento in cui si crea la situazione per avere Gunther contro Cody, lo puoi avere. Io ovviamente parlo in prospettiva di Cody campione, attenzione, cioè parlo in prospettiva di Marco Bressanini che ride fino al 3100. Esatto. Quindi è una possibilità, però qua abbiamo Yuki che ci dice in che senso, scusa, sta cosa di Lashley non l'ho capita. No, nel senso che Lashley, essendo ben apprezzato nel backstage, essendo comunque anche un face di punta, è un profilo comunque che genera qualcosa, io penso che almeno una mini faida con Reigns se la fa, perché forse è l'unico dei nomi qui Sì. presenti, a parte AJ Styles, che da quando detiene questo regno non ha mai affrontato. Quindi AJ Styles e Lashley saranno sicuramente i prossimi avversari di Reigns. Poi c'è Chris Cyan, ci dice: Questo già, avevamo pensato noi. già speravo di vedere Io Sky battere Bianca, stessa cosa, e riportare il titolo a Raw, invece hai messo anche le damage control a SmackDown. E poi anche lì,
Le damage contro la SmackDown, che è una stable che praticamente non ha senso più di esistere da quando, da Ma era sua finita poi, cioè nel vita. senso, in un Finita. certo senso sì. no, ma sicuramente splitteranno perché tanto ormai insieme non hanno più niente da dire. Ah, dici Bailey Meno che non fanno passa come ha appena un'altra. detto Mike, che a lunedì Bianca Belair passa a Raw. Ritorna a Raw, ritorna. Ritorna a Raw. O magari Rhea viene messa a Raw e quindi avremo lo scambio di cinture come l'altra volta, non si sa mai. Allora, Ma Chris, infatti, boh, con tutto sinceramente, rispetto, metterle nei due roster. Caden Carter non la sceglierebbero nemmeno i genitori. Con tutto il rispetto. Cioè, io penso che Con se tutto c'è, rispetto per i genitori. per tutto il rispetto dei genitori, se c'è, cioè, un qualcosa che rappresenta il nulla nel wrestling, è Caden Carter. Cioè, io la seguo. A me piacciono tantissimo le due campionesse di Sì, NXT. ma ok, Ecco. pensavo mi No, no, stavo no, no, assolutamente no, assolutamente sentendo male. no. Sì, la chance è ovviamente valida. Qua, ragazzi, subentra un altro discorso che abbiamo fatto col Messiah durante mentre stavamo visionando la puntata. Cioè, perché sono state fatte salire le campionesse? Io non vorrei avere questa sensazione o questa sorpresa, vogliamo chiamarla così, che essendoci i roster effettivi, loro vogliono creare purtroppo i titoli di coppia anche femminili di Raw e di SmackDown. No, già non hai il numero per farne una, cioè se ne Non fai ce anche la fai. Lo due. so, però cioè, ho questa paura. Poi hanno fatto quel ipotetico match, c'è stato questo accenno Sì, con Kaide, proprio per la contro Kaide puntata di Incarta. martedì. Già spoilerato come va a finire, Dio perché... ce ne Posso santi, fare una domanda davvero. da ignorante, ma il titolo di NXT adesso che fine fa? Ma la cosa, allora, Fla, la tua domanda è giustissima, lo sai Martedì perché? scorso potevi darla tipo Perché distratto. martedì hanno fatto un evento speciale di NXT e tu li hai fatti mantenere il titolo. Indi ha mantenuto in un triple threat e poi Io ha questo vinto. che dico, io infatti a questo punto dicevo, boh, vabbè, martedì ho visto la puntata, ho detto, vabbè, allora, perché io avevo pensato a un suo ipotetico, come dire, salire nel main roster, però a questo punto una volta che ha tenuto... È vero anche quello che dice Chris, perché Indy si è mezza infortunata nel Sì, corpo. c'aveva il tutore alla gamba, c'aveva il tutore alla gamba, infatti. O fanno un angle in cui lei dice che deve lasciare il titolo perché è infortunata. Bravo, sì, Però penso proprio cioè, è questo. una roba Vabbè. brutta, a sto punto la facevi perdere martedì scorso. La loro idea, secondo me, è quella di riunirli nella famiglia di Gargano e Candice, come c'era la E tu storyline che dici loro Gargano e avevano. Candice a SmackDown, quindi. No, No, a Raw. aspetta, a Raw, scusa. Gargano e Candice che rimangono a Raw. Sì, The E quindi Way, Humus, praticamente The che sarebbe Way, ricrea. marito di Indy, E li riunisci di quanti lì? storyline, e quindi li unisci tutti lì. Avrebbe senso, però comunque ha senso anche il fattore che dici tu dei titoli di coppia femminili divisi per roster, perché cioè, allora tu cosa fai a... Perdonatemi, ma tu cosa fai a fare la divisione dei roster se poi hai il titolo di coppia femminile che è unico e si switcha tra i roster? Cioè, Allora, prima aveva cioè, senso no, dico, allora, le l'averlo. alternative sono due, o tu dici... Allora, esempio, no, adesso chi sono le campionesse di coppia nel main roster? Raquel e Liv Morgan. Ok, Raquel e Liv Ti fa Morgan. capire Vabbè. quanto. Allora, ipotizziamo che Raquel e Liv Morgan rimangano a SmackDown. Ok. Ok. A Raw. Allora, sono di Raw loro? Boh, io le vedo sempre solo a Raw, quindi. Comunque, allora, Sa che ipotizziamo. sono di SmackDown, però sì, Io sapevo che vanno. Liv era di SmackDown, sì. Essendo campionesse, vanno un po' No, dove le ipotizziamo pare. che siano di SmackDown. No, mettiamola così. E restano a SmackDown. Allora, tu WWE chiarisci, dici ok, i pay per view sono l'unica circostanza in cui quel titolo può essere difeso anche contro persone di un Sì, altro potrebbe roster. esserci lo switch del roster. Esattamente. Fin quando quelle campionesse sono a SmackDown, possono mantenere il titolo solo nel roster di SmackDown. Nell'altro roster, magari fai va le varie situazioni per la number one contendership, quello che è, e nel pay per view. Dai la possibilità di switchare il titolo, quindi di creare nuovi campioni dell'altro Però lo roster. spostamento E quando dall'altro il farebbe titolo capire. passa dall'altra parte, si può difendere solo in quella controgene di quel roster, a meno che non subentra, perché cioè il fattore pay per view credo sia l'arma adeguata per creare circostanze in cui tu puoi far affrontare persone anche di due roster diversi avendo il brand split.
Sì, anche se c'era questa voce di volevano addirittura ridividere di nuovo, rifare i pay-per-view come brand, No. tranne quelli che vengono chiamati adesso i Big I Big Five, Five. cioè SummerSlam, Elias, Money in Mamma the mia. Bank, Royal Rumble e WrestleMania. Pesante, così è pesante, perché il pay-per-view esclusivo del roster è una cagata È una colossale. cagata, bruttissimo, bruttissimo, buoni mamma e mia. il resto che è immondizia. Madonna, che periodo era? Madonna, era bruttissimo quel periodo, Madonna. 2016, ah, prima nel Ma 2003-2004. 2005-2004. Sì, Io mi ricordo 2005-2004 2005, e mi ricordo 2016 bruttissimo, anche 2006. È ragazzi, dal mamma mia. 2007 che tornarono i pay-per-view ad unire entrambi i Monobrand. roster, perché fu, se non mi sbaglio, La fecero Rumble? No, dopo fino la Rumble, vabbè. fino a No Way Out, che era esclusivo di un roster Di SmackDown. di SmackDown, sì. E poi da dopo WrestleMania, quindi da Backlash 2007, tornarono Che era tutti e tre i esclusivo di Raw roster, invece. perché che prima era esclusiva di Raw, perché poi c'era anche la ECW, quindi tornavano tutti e tre loro, perché a Backlash mi sa vinse il titolo ECW Vince Allora, McMahon. vediamo se mi ricordo. C'era Backlash, Judgment Day? poi c'era Judgment Day, poi Sì. c'era Vengeance o Vengeance. Vengeance, First sì. Blood, Vengeance, che Great American Bash poi c'era. era sempre intorno a giugno, così. Sì, Great American sembra. Bash luglio, sì. Giugno, luglio. Fine Great American giugno-luglio. Bash, Sì. luglio, poi c'era Sam, SummerSlam. bellissimo. Unforgiven? Non No, me sì, sì, Unforgiven a Unforgiven, settembre, No non Mercy a ottobre, Mercy a e ottobre, sì, poi a novembre. l'Experience, e poi c'era Armageddon di SmackDown, Armageddon. sì. Taboo Sì, Tuesday o Cyber Sunday è quando erano vero, quelli mischiati che così, poi tra sì. l'altro, cioè, allora, Bruttissimo, mamma mia. lei adesso mi ha fornito un assist meraviglioso, un assist nostalgico, ma appunto meraviglioso. Allora, tu facevi nel 2005, 2004, 2005, 2006, hai fatto Taboo Tuesday, Cyber Sunday, insomma. Che erano questi pay-per-view dove tu potevi interagire sul sito ufficiale della WWE e, tra virgolette, scegliere le contese, quelle varie situazioni da fare. Ok. Che poi consentimi una parentesi, permettimi le scelte pilotate. Che match vuoi vedere? Normale, Pillow Fight, Hell in a Cell, Armageddon col filo spinato e il fuoco. Forse voglio vedere l'ultimo. Ricordiamoci sempre di un Big Show contro JBL con la gabbia con sopra il filo spinato. E che JBL Ricordiamocelo vinse sempre. perché Big Show Aveva sfondato il ring e sfondò lui era il uscito dalla cosa. Ricordiamocelo sempre. spettacolare, Oddio. Il spettacolare, cabinet. ragazzi. Anche se, ragazzi, io vorrei tanto il ritorno dell'Armageddon e l'Inassella. Che se ne è fatto solo uno. Uno solo a sei persone. Con Rikishi Con buttato nella Rikishi, paglia. sì. Stupendo. Ma il discorso più che altro è, allora, Taboo Tuesday, Cyber Sunday, che mi ha fornito l'assist Bersanini. Cioè, tu oggi, con i social, quindi con tutta la situazione che hai sul web, dove tu, cioè, puoi interagire così con tutti, cioè, puoi creare effettivamente quel pay per view, quell'evento in cui sono i fan a decidere tutto e non lo fai. Ti spiego, ti do una mia obiezione. All'epoca i social non c'erano ancora, lo facevano in pochi. Non mi ricordo se mandavi SMS a pagamento o meno, perché SMS era per anche, sì. americani. Adesso i social, come sappiamo, sono anche popolati da simpaticoni, da trolloni e quello che. Bravo, Metti esatto, che fanno un sì. bombing in massa per dire facciamo Brock Lesnar contro Roman Reigns in un bra e panty smash, per dire, una stupidaggine estrema. No, Hai ragione, hai ragione. però tu crei, aspetta, però tu è vero, però tu crei le alternative da scegliere, cioè nel senso, oddio, devi essere anche tu WWE, devi essere un attimo furba, non nel fare come fecero una volta, tipo che c'era Chris Jericho a gestire Raw e misero tipo Street Fight, no DQ, non mi ricordo che cosa, Sì, che che alla era tutto fine, uguale. cioè, è Lumberjack Match, no, un'altra No, cosa estrema, oh. di solito mettono Street Fight, Sì, No no DQ DQ, e False Count False Count, Anywhere, cioè alla Rampage. fine, cioè, parte il pin fuori dal ring del False Count Anywhere, però cioè, alla fine è uguale, non cambia niente, quindi non c'ha senso. Invece tu tu dici, ok, creo queste possibilità, quindi che ne so, TLC, one on one o Hell in a Cell, quindi tu vai previsto che la gente ti Certo. potrebbe scegliere, ok, però giustamente sì, il fattore Brain Pantis è un po'. Tra l'altro, ragazzi, io non so se voi vi siete persi queste informazioni. La stavo Attenzione. leggendo adesso su internet di un qualcosa che ha detto Barrett durante mentre si stava parlando del World Heavyweight Champion, quello nuovo. Conor McGregor che non potrebbe mai No, battere Brock Lesnar. è di un qualcosa di peggiore. Ah, ancora peggiore. Barrett ha appena detto, mentre si stava presentando il titolo durante la puntata,
che per incoronare il nuovo campione ci saranno sia i lottatori di Raw e di SmackDown. Non si sa se è stato un errore suo oppure non lo so. Mi auguro che non lo vinca, non lo facciano vincere qualcuno a Allora, SmackDown. ripeto, allora, boh, come dice qua, per esempio, Mike tra i commenti, dice: una nota positiva del mono brand era un pay Ah, per sì. view dello show al mese alternato, così le puntate potevano essere degli speciali. Allora, i titoli principali, diciamo, quindi il titolo mondiale femminile, dovrebbe esserci una sola cintura. Però tu vuoi fare giustamente la divisione dei roster perché? Perché ci sono i contratti televisivi. Allora le alternative sono due. Mi piace, abbiamo visto una situazione molto meravigliosa. Comunque, le alternative sono due: o rendi una determinata situazione solo per un roster, esempio, però là poi vai a fare delle divisioni un po' tipo, che ne so, metti il titolo femminile di coppia è solo per Raw. Il titolo femminile Sì, come principale facevano solo prima, per tipo il Cruiserweight che era solo di SmackDown. o fai una cosa del genere perché se no vedi crei sempre queste situazioni perché tu è dal 2019 che non è un draft, hai sempre avuto i roster separati a parte l'ultimo anno dove si erano un po' mischiate le carte a causa del regno di Reigns, morale della favola, però Per esempio lo riporterei molto volentieri il Cruiserweight nel ma massimo. il Cruiserweight sai cos'è, prof? No, che non è un titolo, non è uno stile di lotta da main roster WWE. Lo so, però Cioè, ti loro hanno. consentirebbe di occupare parecchia Lo, roba che lo, non loro, hai. loro hanno sempre voluto imitare la WCW con i Cruiserweight e la TNA con la X Division. Però non ci sono mai riusciti perché, a parte il frangente di Enzo Amore come campione Cruiserweight, i dati di ascolto degli episodi di Raw quando c'era la Cruiserweight Division erano sempre più bassi in quel momento. A parte con Enzo Amore campione, che fu la causa della mancata vittoria di Austin Aries, cioè Austin Aries non ha vinto manco una cintura in WWE. Austin Aries La cosa assurda è che avevano Neville Pack come campione che doveva fare sfarcelli perché è un signor lottatore. Gli ascolti erano zero. Ha vinto il titolo il nulla, che è Enzo Amore, il nulla sul ring perché, come carisma, come intrattenimento, non ho nulla da dire. vabbè, sì, era un personaggio. Però non era nulla Personaggio, di che. diciamoci un periodo quando siamo andati a vedere WrestleMania in cui si Sì, scontravano Tony Nese ma Marco se e lo ricorda al Buddy, Garden, ti ricordi? mamma mia. Cioè, in quel momento Marco al Garden, quando apparvero Enzo Amore e Big Cass, cioè c'è stato un attimo, cioè Sì. fu un bel momento, eh. Sì, ma in realtà ti dirò, si pensava con Matteo, mio amico, così che eravamo lì a vedere, ma è vero, cioè, è Sta scripted, o cioè, questi accadendo. stanno veramente invadendo o è una cosa preparata? Perché era una situazione talmente surreale che non riuscivi a capire perché era durante un match stava succedendo, quindi la tensione era o sul match o su quello che stavano facendo loro, per cui non si riusciva a capire, è anche creato scompiglio, però monopolizza l'attenzione ancora nonostante tutto. Enzo. Quindi questa è un po' la situazione. Vabbè, poi ovviamente ci sta, abbiamo detto che pomeriggio, cioè penso nel nostro pomeriggio daranno Sì, se le volete vi picche. leggo quelli che magari sono rimasti, Sì. così magari potete un Che poi c'ho attimo un'altra domanda da dire fare. voi che cosa potrebbero. Allora, c'è rimasta Chelsea Green e Sonya Deville, Candice Candice LeRae, c'è Dexter Lumis, Ziggler, gli Heathrow, Lacey Evans, Maximum Male Model, Mustafa Lee, Lei for Maxime Dupri. Natalia, Omos MVP, tra l'altro Omos MVP nemmeno draftato, cioè cosa importantissima, nemmeno draftato, e Viking Raiders, e ovviamente qualche pick da NXT, secondo me potrebbe esserci anche un Cameron Grimes, Io così. l'unica cosa che spero è che si dimentichino di Braun Strowman. Almeno spero si dimentichino Di di Lacey Omos. Ma, Evans. anche. Oddio. Non del top, però. Perché Io adesso c'avevo Mustai ha fatto questa un'ultima battuta. domanda e poi scappo che Sì. secondo voi chi salirà del roster maschile da NXT? Voglio due Braun nomi a Breaker. testa. Io ve l'ho detto ieri. A sto punto, Bron Breakker. Io rischio veramente che salga Braun Breaker. Io non ci credo. Lui me l'ha detto ieri.
detto, secondo me sarebbe un breaker. Io sinceramente non ci credevo, ho detto no, dai, non è il momento, però dopo quello che ho visto adesso, io mi aspetto a questo punto, cioè, Me a lo aspetto questo punto anche anche io mi aspetto Bron Breaker che salga. io. E mi Tu aspetto un Dragunov anche magari. Certo, Breaker a Raw e Dragunov. andresti a spolpare un Sì, po'. Dragunov lo penso anche io. Dragunov lo penso anche io. Metti pure Dragunov a Raw, così arricchisci l'impiego. Sì, per io ecco, sposterei Dragunov per arricchire l'Imperium. Io Breaker secondo me no, perché ha già ufficializzato a fine maggio a Battleground il match con Carmelo Sì, però Hayes, quindi sappiamo, Eddie, che di queste cose se ne fregano abbastanza poco, insomma, cioè, soprattutto quindi con tu lo Kingston. drafti per un altro mese, deve stare NXT perché comunque deve fare questo match, viene su, sì, potrebbe, però boh, io direi, non so, i Pretty Deadly secondo me vengono su e Dragunov a questo punto, penso che anche Okay. Cameron Grimes I sono i nomi. Deadly dove li mandi? I Deadly a Raw li manderei, Lì li i manderei Pretty dove c'è Deadly. Ziggler. Allora, per quanto mi riguarda, noi dobbiamo andare a guardare il tipo di impostazione di programma. E per come viene esposto SmackDown, per come viene esposto Raw, SmackDown funge più per intrattenimento e c'è un minimo di qualità in ring. Raw, per i nomi che ha, punterà di più sulla qualità in ring. Quindi di più sul vero e proprio wrestling, perché Raw è un memorabilia, mentre SmackDown è un qualcosa di adattabile alla TV e anche verso il pensiero di Fox. Secondo me i Pretty Deadly sono più da SmackDown che da Sono Raw. più da SmackDown perché al momento non hai coppia SmackDown. Anche Hai gli perché Street con gli Street Profits e Profits, gli OC. Li i Pretty Deadly con gli Street Profits te li giochi bene. giochi bene. Potresti giocarti bene. Al momento non hai coppia a SmackDown. Più che altro di Marco vorrei sapere l'opinione della domanda di Flavio. Sì, esatto. Sicuramente Dragunov, perché lo voglio rivedere contro Gunther. Ok. Mamma mia, E o Grimes sarebbe o un Breaker. sogno, ragazzi, un sogno veramente. No, sarebbe uno Grimes schiaffo Breaker, più che un fate cosa pugno. farne Bello però schiaffone. stavolta voglio che Dragunov vi. a Londra, secondo me, magari a Londra al Money in the Bank sarebbe un ottimo Guarda, mese da guarda che mettere. sarebbe un pop clamoroso, ragazzi, sarebbe un match veramente epico, proprio epico, secondo me. Quindi Marco Oh, Dragunov. ragazzi, vi lascio che Ciao scappo al Flavio, volo. grazie di essere passato. Ciao Ciao, ciao Flavio, un Flavio. Ciao, un bacio. abbraccio a Ciao. tutti. Ciao, ciao, ciao. Allora, che stavo Chi altro, dicendo? Marco, secondo te, Ah, sì. oltre a Dragunov? L'altro è o Breaker o Grimes, devo dirne due, uno tra Breaker e Grimes. Ok. Ci sta. Ma per come è messa la situazione, il tuo pensiero su A me Breaker è più che valido. dispiace che ci sia stato questo discorso uscito nei giorni scorsi in cui si diceva che possono esserci le salite da NXT, ma non possono esserci le discese verso NXT. E questa cosa un po' mi è dispiaciuta perché secondo me io gli troll li avrei rimandati Però vedi, a anche Ma sai da lì. quanto tempo, scusami, Vabbè, mi sarebbe scusate. piaciuto che il draft fosse intercambiato? Cioè, NXT, visto il livello che ha mostrato negli anni, non deve essere considerato una penalizzazione. Cioè, quando Ziggler è andato a Anzi. farsi il giretto NXT, ne ha beneficiato comunque. Potevano Certo, mandarci, anziché licenziarlo, potevano mandarci Castagnoli, Cesaro, a NXT, a farsi un bel giretto. Potevano mandarci un sacco di gente. Poi le cose sono andate come sono andate a NXT. Sembra che sia ancora visto da loro come lo sviluppo è la cosa minore, quando poi sappiamo bene che non è vero. E anzi. quindi io sono d'accordo col prof, con il draft flessibile. Sarebbe stato come avevano fatto nel 2019, che sembrava che NXT doveva essere seriamente Sì. il terzo roster, che hanno fatto le Sì. series a tre, che era una cosa eccezionale, poi non l'hanno più rifatta. Poi beh, ci sta in mezzo anche la pandemia, che per 2 anni ha tagliato le gambe a tutto quel mondo dello sport entertainment. Però NXT dovrebbe essere considerato alla pari. Ma poi ci sta questo commento di Chris Sion, dice: Bron Breakker comunque è pronto per il main roster, ma penso voglia farsi un percorso da cattivo NXT. Allora, potrebbero addirittura fargli fare un percorso diretto nel main roster da cattivo e gli dai un titolo secondario come quello intercontinentale quando Gunther lo perderà prima contro qualcun altro e poi magari, cioè, gli fai fare tutta una cavalcata come fece Goldberg in È da vedere WCW, pure contro chi lo perderà Gunther, contro chi lo perché perderà, ma poi devi vedere poi l'approccio di Breakker da heel nel main roster se è davvero funzionale, perché noi sappiamo che da face funziona fino a una certa, perché il pubblico solo una metà magari lo apprezzava e l'altra non gliene fregava nulla.
mentre NXT magari funzionava un po' di più perché poi c'è un'altra atmosfera lì. Serve capire invece da Hill come può fungere. Allora, ovviamente poi per quanto riguarda il draft ci ritorneremo su perché lunedì poi c'è la puntata di Raw con la tappa finale del draft e se ne parlerà poi nell'episodio del giorno dopo, quindi martedì pomeriggio torneremo in onda per capire cosa accadrà nella seconda giornata di draft. Sempre ieri notte c'è stato poi il debutto di Trinity Fatu, Trinity, ovvero l'ex Naomi ad Impact, quindi Impact che ha Faccia preso il faccia suo con nome, Deonna. faccia a faccia con Deonna e soprattutto Sasha Banks anche era nel backstage, Mercedes Moné, a supportare insomma la sua amica. Ora, mio commento personale, perché chi mi conosce bene sa quanto sono affezionato al prodotto TNA Impact. Allora, io la scelta Naomi sotto il punto di vista qualitativo la boccio, semplicemente perché è una lottatrice, tra virgolette, che a me non piace, non, per quanto mi riguarda non ha qualità. Al microfono non è niente di che, e fin quando le fai fare situazioni di secondo piano come quella dell'anno scorso, la fai da contro Sonya Deville per arrivare poi a vincere qualcosa di comunque importante a WrestleMania, ma comunque secondario, ovvero i titoli di coppia femminili, queste cose qui, diciamo che lo accetto, ci sta, ma ipoteticamente puntare su di lei come è stato già fatto in WWE, perché lei è 2 volte campionessa di SmackDown, cioè. Magari come una cosa temporanea di 1 mese o 2, ok, ma di più non mi piace. Certo è che è un nome dietro al quale nell'ultimo anno, dal punto di vista di Wrestling Web e dal punto di vista Star Power, mettiamola così, è una scelta importante e fatta bene, perché purtroppo, mi viene da dire purtroppo, Naomi ha uno star power superiore probabilmente a Alba Faira, Ella Certo. Dawn, Liv Morgan Beh, e altre persone messe assieme. Questa è un po' colpa del wrestling web in generale, cioè è un po' colpa nostra che di quelle persone che hanno montato un po' troppo la Naomi, l'attuale Trinity, che l'hanno montata un po' troppo e l'hanno resa chissà cosa, quando invece alla fine è soltanto, ecco, come dice qua Chris Cyan, l'amica di Sasha Banks e la moglie di Jimmy Uso. Cioè, Yuki dice la scelta di Naomi ad Impact non l'ho capita. No, l'Impact non l'ho capita, hanno fatto onestamente già non, Non aspetta, mi piace più di già non tanto. mi piace più di tanto. Allora, ripeto, sotto il punto di vista marketing, mettiamola così, hanno fatto bene a prenderla perché ti porta, no, quell'attenzione in più. Però devi accettare tutti i compromessi del caso. Prima Eddie e poi Marco su questa notizia, poi andiamo a chiudere. Sì, sono diciamo d'accordo con te, nel senso che a livello sì, di ring non aggiunge niente di che, perché no, è comunque, è, diciamo, mediocre, possiamo dire così, come wrestler, però sì, l'hanno fatto secondo me più per una questione appunto di marketing, perché comunque è un'ex campionessa mondiale in WWE, quindi perlomeno nel breve termine ti danno quell'attenzione in più, perché hai portato appunto una che è bene o male. Soprattutto in America poi è molto apprezzata. Qui in Italia ho visto che non sono tanti fan di Naomi, però in America ho visto che è molto apprezzata. Quindi ecco, per attirare un po' di pubblico mainstream, diciamo che può essere, ecco, quella la motivazione. Poi sai, adesso si è ritirata Mickie James, quindi magari avevi bisogno di un nome un po', no, altisonante da Vabbè, mettere non è per... ritirata Mickie James, non credo. Non è ritirata, non... Forse mi sbaglio, No, quando aveva lasciato là il penso titolo. che è fatto apposta per tornare poi, cioè Ah, può essere il non storyline, dici. credo si sia ritirata così, cioè parrebbe un po' brutto, onestamente. Ah, può. Sì, può essere. No, però comunque sì, su Naomi, ecco, la penso così. Marco? Allora, mi riallaccio a quanto detto poco fa, ovvero in America è molto apprezzata, a differenza dell'Italia, e loro giustamente guardano il loro pubblico, il pubblico americano, perché noi... Sia per la WWE che per le altre federazioni, non è che contiamo chissà quanto come pubblico. In più, Naomi è una donna nera, donna afroamericana, e vale tantissimo dal punto di vista non solo mediatico, ma anche sociale, questa cosa.
Per quanto riguarda il discorso che avete fatto, Messiah, però sullo Star Power, è vero, sullo Star Power, scusatemi, ha più Star Power lei rispetto ad Alba Fire o altri talenti comunque in via di sviluppo, comunque che hanno più capacità sul ring. Ma noi guardiamo appunto uno spettacolo, non uno sport vero e proprio, lo sappiamo. È un po' come, permettetemi il paragone, quando chiamano a doppiare un cantante famoso in un film anziché un doppiatore professionista. Perché lo fai? Perché ti porta più pubblico. Oh, il cantante di turno doppierà questa cosa, Marco Mengoni doppierà questa cosa Sì. anziché doppiatore professionista. Perché lo fai? Fai incazzare la gente, fai parlare le persone, però la gente va a vedere di più il film, con le dovute proporzioni, chiaramente. Però il paragone è più o meno quello. Impact, che come tu sai meglio di me, Messiah, non ha mai avuto periodi floridi in termini di ascolti e di riscontri di pubblico, perché la sua fetta di fan ce li ha e continua a vivere e andare avanti comunque per il bene anche del wrestling, ci mancherebbe. Un nome come Naomi Trinity Fatu annunciato fa scalpore. Se avessero annunciato una tizia qualunque che veniva dalle Indie, dico il primo nome perché la conosco e l'ho apprezzata quando ho vissuto in Irlanda, se avessero annunciato viene Raven Creed dall'Irlanda, l'avremmo guardata in 10. Sì. Perché magari la conoscevamo in 10, per quanto io la adori sul ring come personaggio. Se invece dice viene Trinity Fatu, qualcuno magari sui social e quant'altro Se tu considera è un che amore uscì la mediatico. notizia dal PW Insider, era diventato trend, era tra i primi sei trend al mondo e Impact non era neanche in onda perché era lunedì la notizia, martedì, non mi ricordo. Ma di Naomi e di Sasha, e quindi di Mercedes e di Trinity, si parla da quando hanno fatto il walkout da Raw. Sì, ma Quindi momenti ha comunque fatto fanno più più storia notizia per questa di quello che Trinity non che fa. Patrick Strong in All Elite. Fanno più notizia Sì. per quello che non fanno che per quello che fanno. Poi quando fanno qualcosa, chiaramente, ah, sono tornati sul ring dopo Esatto. 16.000 anni dal loro walkout. Che Boom! poi un anno Senza fa, parlare però. di loro. Sì. Va bene, ragazzi, abbiamo fatto questa live improvvisata. Ce l'abbiamo fatta. È stato un piacere farla con te, prof. Mannaggia la miseria. Siamo tornati in live di persona. E niente, allora, cosa vogliamo ricordare? Innanzitutto, guarda, passami il titolo, per favore, così voglio Sicuro? ricordare un attimo perché... stacco, stacco, stacco. Sì, vai Mi dai tranquillo. permesso? Perché, sì, perché ci sta una situazione da chiarire, Bressanini, lei sa bene, è di chi, non so se sta seguendo un po' la circostanza, però Sì, sì, ok. sì, sì. Allora, voglio mettere un attimo due cose in chiaro, un secondo. A parte che questa, cioè, simboleggia la classe, in particolare con l'autografino di Flair, simboleggia ben più che la classe. Allora, Paolo Ascolese, si diverte a, diciamo, prendere per i fondelli il sottoscritto, ben consapevole del fatto di non essere riuscito a vincere il King of Culture Championship, cosa che invece io ho sempre beatamente attorno alla mia spalla. Meraviglioso, prof, meraviglioso. Faccio il dopo Quindi, Lehman. quindi... Quindi, che succede? Caro Paolo, piuttosto che fare le chiacchiere e divertirti senza senso, piuttosto che aprire la bocca e divenire lo spreco d'ossigeno che sei, effettivamente, cioè, ragiona sulle cose, ragiona per favore. Cioè, non hai mai vinto nulla nella tua vita? Sii un po'. Ah, mi hai messo in Zoom, mi hai messo, ok. Sii un po' coerente, per favore, sii un pochino coerente. Allora, martedì, che andrà in onda l'episodio 282 del PWC. Ci sarà il draft su Open Wrestling TV e tu e il tuo caro amichetto di merende Max Del Prete avrete l'opportunità di venire a condurre il PWC, a cercare di fare qualcosa di utile se... Potreste avere, perché non è ancora, cioè, non è ancora annunciato. Non è ancora... potreste Allora, avere. in base a quello che si vocifera, quindi potreste avere questa opportunità e tentare nel vostro piccolo di fare qualcosa di leggermente più importante nella vostra vita andando a condurre un programma di successo di livello e di qualità come il PWC. Quindi, se qualora dovesse appunto confermarsi ciò, questa è la vostra opportunità, il vostro scenario, la vostra vetrina per potervi mostrare, per farvi ascoltare dal pubblico della radio, dal pubblico di Open Wrestling TV, dal pubblico
del formato podcast su Spotify, Spreaker, Apple Pod, eccetera, 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 dalle tante centinaia e anche delle volte migliaia di persone che ci seguono. Quindi la vostra vetrina si amplierà grazie a noi, morale della favola. Quindi avrete il vostro pelo pizzico di notorietà grazie al PwC. Quindi piuttosto che continuare a parlare a vanvera, che pare sia l'unica cosa che tu, caro Paolo, e probabilmente anche il tuo amichetto sapete fare, siate un po' più grati a chi direttamente o indirettamente vi dà l'opportunità di essere qualcuno, non noi, ma di essere comunque qualcuno. Quindi, dopo di questa, io che posso dire? Soccombi a ciò che è la tua persona e a ciò che è il tuo fetido programma chiamato All About Elite. E che dire, continui a non essere ciò che il sottoscritto è, il first ever King of Culture Champion. E te lo ribadisco nuovamente con questa, la 10 pounds of gold. L'unica, e lo ripeto per l'ennesima volta, e ormai è un mese e passa, l'unica cosa che vedrai, perché cioè, l'unica cosa che vincerai da tifoso, sarà probabilmente lo scudetto del Napoli, e anche quello non è un tuo merito. Quindi ho detto tutto, penso. Con questa, guarda, spero di averti dato il mood giusto per condurre il programma meraviglioso che è il Pro Wrestling Culture. Quindi, Paolo, io penso che dopo di questo, aspetta, com'è? I'm out and acknowledge Pro Wrestling E Culture. appuntamento a Allora, no, Big Times. appuntamento a martedì, appunto per la nuova puntata del Sì, PwC, però dove appuntamento domenica con domenica che ci abbiamo, domenica? Big Times con Alan, dove ci sarà Sì, appunto il draft. questa domenica quindi ci sarà appunto il draft e potete già recuperare la puntata 280 in esclusivo formato podcast, dove troverete la nostra intervista a Damien Corwin, il membro dei Kings of the North, famosi, Marco li conosce bene perché famosi in OTT per essere stati ben 4 volte campioni di coppia in Over the Top Wrestling in Irlanda, ex campioni di coppia Insane Championship Wrestling in Scozia, quindi parliamo di un team in Europa consolidato e di livello, quindi potete già recuperare quell'intervista. Appuntamento a martedì pomeriggio di nuovo con il PwC per poi scoprire tutte le future circostanze che tratteremo all'interno dei nostri episodi. Eddie, ti ringrazio per esserti unito a noi. E Grazie a voi per l'invito, grazie a tutti. Grazie Marco, grazie infinite per la tua presenza. a te, Messiah, un saluto al prof, un saluto a Eddie. Dal vostro The Real Messiah e il professore è tutto, e come sempre, acknowledge Pro Wrestling Culture.